da questo intervento sono emerse varie e varie situazioni. L'Italia culla del diritto, però anche culla delle leggi, delle norme, spesso forse anche troppe, farraginose, che non vengono attuate. Una norma deve essere anche precisa, elastica, e certe volte quindi è giusto che anche in materia degli appalti magari ce ne siano poche ma chiare. Per quanto riguarda la società civile assente dalla lista, perché sennò lei rappresenta una contraddizione evidente. Le Marche ancora hanno un numero altissimo, forse più alto in Italia, di rapporto tra numero di associazioni che fanno rete in società civile rispetto agli abitanti, quindi questa è una realtà. Piuttosto direi che c'è questo enorme muro e difficoltà di comunicazione tra la società civile attiva, resistente, di gruppi più o meno in rete, e poi le istituzioni, con un dislivello di potere enorme, perché poi la società civile attiva, più che manifestare, fare pressione e accedere a quei pochi canali che ancora ci sono, civicamente non puoi chiedere. E per quanto riguarda il discorso delle leggi, tante leggi, spesso in contraddizione tra di loro, scarsa professionalità, scarsa conoscenza, larghissima disapplicazione, di fatto io penso che anche nelle Marche, ci sia la percezione non di uno slogan ma di una realtà, cioè magistratura in tutte le sue articolazioni, contabile, penale, civile, ultima spiaggia, perché alla fine è così, il cittadino, la società civile attiva, se l'ente locale non si sta a sentire, cioè degli esempi di violazioni enormi, se l'istituzione non si sta a sentire, qual è il potere superiore che questa Costituzione ancora ci concede e che può intervenire? La magistratura. Ma la magistratura ha le forze, le professionalità, la capacità per poter addirittura supplire poi a quello che è anche un vuoto di politica, in senso buono, no? Ce le ha, quindi io parto da questo anche per introdurre, ma abbiamo già parlato, il procuratore generale, il dottor Vincenzo Macri, poi la prende molto alla larga nel suo intervento, la criminalità mafiosa in Italia dall'unità ad oggi. Spero che non ci parli del brigantaggio delle coppole. Due punti, profili storico e giuridici, le Marche sono ancora un'isola felice, cerco di abbassare un po' i toni per scherzare un po', però è un intervento molto molto importante. Io anche spesso come giornalista con altri colleghi certe volte scriviamo, siamo fonte di notizie di reato sia per la magistratura contabile che per quella penale e civile, quindi per questo ho detto ciò, no? Che può sembrare strano, ma strano non è, perché alla fine che li vai a leggere sui giornali le notizie di reato, finché ci saranno. Prego, procuratore. Grazie. Mi rendo conto che gli argomenti che sono stati sollevati sono tantissimi e io nel ringraziare l'ACU e tutte le autorità presenti prometto che sarò breve, anche se solamente un cenno agli argomenti toccati questa sera richiederebbe un paio di ore di conversazione con voi. Io ho rilasciato delle dichiarazioni sui giornali che hanno creato forse una certa attenzione, e l'ho fatto nell'ultima parte del mio incarico alla Procura Generale di Ancona. Io sono qui dall'agosto del 2010 e ho mantenuto sempre un livello molto basso, senza, come dire, manifestazioni esterne se non quelle molto limitate e molto rare. Ma l'ho fatto adesso proprio alla vigilia del mio collocamento in pensione, per una forma di amore verso questa terra. Io non conoscevo le Marche, le ho conosciute grazie all'incarico di procuratore generale. In qualche modo adesso sono molto vicino, molto affezionato. Devo dire che amo e ammiro questa regione e questi territori, ma proprio per questo sono preoccupato della sorte che potrebbero avere, del destino che
potrebbe attenderli se non prestano massima attenzione alle possibili infiltrazioni mafiose, al sicuro degrado che le infiltrazioni mafiose produrrebbero sulla qualità della vita dei cittadini, sul degrado complessivo della legalità nella regione, perché questa è la conseguenza poi inevitabile. E allora ho voluto richiamare, e questo richiamo, lasciatemelo dire, e forse è stato evidente anche, come dire, la mia insoddisfazione verso il livello di attenzione che le istituzioni politiche, ma non solo politiche, anche istituzionali, non esito a dirlo, hanno verso questi problemi, perché non mi è sembrata una grande attenzione, probabilmente perché, come dire, dietro questa apparente tranquillità, dietro una mancanza di tradizione di lotte antimafia, perché quelle poi creano, come dire, la qualità anche delle risposte, delle reazioni, e quindi nella illusione che tutto possa restare immutato, perché questo territorio, per chissà quale privilegio, dovrebbe restare per sempre immune da contaminazioni e inquinamenti mafiosi. Purtroppo non è così, e chi pensa questo si illude. Io stesso ho detto che dal 2010 al 2016 ho assistito a un lento ma progressivo deterioramento della situazione in questa regione, un progressivo deterioramento della sicurezza, delle presenze criminali di vario tipo, da quelle prettamente mafiose a quelle invece di tipo economico politico. La cosa che mi ha sorpreso di più è poi vedere la reazione delle persone che da quel momento, dal momento in cui queste dichiarazioni sono state rilasciate, ha chiesto di parlare con me, ha chiesto di venire a raccontarmi una serie di vicende, e ho capito una cosa che non mi ha fatto piacere, che ero diventato l'unico interlocutore per loro, e non ce n'erano altri. E quindi si fidavano della possibilità di riferirsi alla mia persona e alle funzioni che svolgo in questo momento. Perché in qualche modo poi il discorso è andato toccando altri punti, ma voglio richiamare per un momento la storia delle mafie, non per fare la storia delle mafie qui, se non ci mancherebbe. Ci vorrebbero davvero ore, ma per farvi capire come spesso la versione corrente che circola nell'opinione pubblica, soprattutto quella meno avvertita, è fatta di stereotipi, di luoghi comuni che vanno assolutamente abbandonati se si vuol capire cosa sono le mafie oggi. Le definizioni più ricorrenti sono la mafia come emergenza, ogni volta che c'è un fatto grave si dice l'emergenza mafiosa in Sicilia o in Campania o a Napoli o a Reggio Calabria, e questa è una grandissima sciocchezza. Oppure la mafia come antistato, la mafia è l'antistato, cioè niente che si oppone allo Stato, grandissima sciocchezza. Terza grandissima sciocchezza, la mafia come cancro patologia. Sono tutte e tre grandissime scienze. Allora, emergenza, brevemente lo dico, emergenza, come può essere emergente un fenomeno che esiste da due secoli a questa parte nel nostro paese? Le mafie si sono formate storicamente, almeno abbiamo tracce storiche, perché poi c'erano le tracce leggendarie, ma quelle non ci interessano in questa fase. Le tracce storiche sono della presenza, della costituzione delle mafie in Sicilia, Calabria e Campania nella prima metà dell'Ottocento, quindi prima dell'Unità d'Italia. Sapete chi ha testimoniato per primo la presenza di fenomeni mafiosi in Calabria? Stendhal, lo scrittore francese, il quale ha fatto un viaggio in Italia, era poi il libro Viaggio Napoli, Firenze, Roma, Napoli, Firenze, e arriva fino a Reggio Calabria e si accorge che c'è la mafia a Reggio Calabria, e ne parla e la descrive come una sorta di carboneria di campagna. Attenzione al termine,
carboneria di che parlo? Un francese ha capito più di tutti gli italiani presenti sul territorio nazionale. In Sicilia e in Campania sorgono queste associazioni segrete, tutte sono segrete, con il nome di Fratellanze. Fratellanze richiama, che, come dire, una affinità con le fratellanze massoniche che furono diffuse in Italia proprio in quegli anni con la dominazione napoleonica, con i francesi arrivarono e si diffusero poi attraverso forme, diciamo, analoghe ma del tutto coerenti a livello più popolare, più basso, queste fratellanze della malavita organizzata. Ci sono gli statuti, i discorsi dei procuratori generali del tempo, ci sono i documenti, anche addirittura a Napoli è stato trovato uno statuto delle fratellanze napoletane, fatto di 31 articoli, un codice, uno statuto fondativo in cui si parla di questo. Quindi, non solo. Queste associazioni poi sopravvivono per 200 anni a questa parte, ma sopravvivono non come associazioni solamente criminali, ma come associazioni di servizio. Come associazioni di servizio, perché quando si parla appunto di antistato si dice una grossa sciocchezza, e qui veniamo alla seconda grossa sciocchezza, perché queste non sono mai state un antistato, non si sono mai contrapposte frontalmente allo Stato, ma hanno sempre, continuamente dialogato con lo Stato e anzi hanno svolto servizi su delega degli Stati. Su delega. Quando Garibaldi è arrivato in Sicilia, aveva 1000 giovanotti liceali armati di fucili, non poteva contrastare l'esercito borbonico. Chiaro. È sbarcato a Marsala perché c'erano le navi inglesi a Marsala, ma poi quando è sceso a terra lo aspettavano le milizie dei latifondisti siciliani, dei baroni siciliani, che dovevano difendere i propri privilegi di latifondo e che hanno messo a disposizione di Garibaldi le proprie milizie armate, cioè i mafiosi. Questo è stato il primo patto Stato-mafia. Il secondo patto Stato-mafia si è visto a Napoli. A Napoli, quando arrivava Garibaldi, risaliva la penisola e doveva arrivare a Napoli, ci fu una situazione di grande confusione di ordine pubblico. I Borboni capivano che non avrebbero potuto reggere e avevano scarcerato pensando di poter, come dire, creare consenso intorno a loro. Avevano fatto una specie di amnistia, tutti i detenuti furono scarcerati e si crearono problemi di ordine pubblico immenso. Il ministro dell'interno dello Stato borbonico si chiamava Liborio Romano, una persona per bene, il quale però, vistosi perduto, perché non riusciva assolutamente a controllare questi disordini, chi chiamò? Salvatore De Crescenzo, il capo della Camorra napoletana, e gli disse: Torre. Dico Salvatore, ti deve aiutare tu perché qua siamo tutti. Torre, vabbè, mi prendo io l'incarico. Lo nominò capo, diciamo, della polizia municipale, tanto per essere chiari. Torre De Crescenzo arruolò tutti i suoi amici camorristi e mantenne l'ordine pubblico fino a quando arrivò. Questo è il secondo patto Stato-mafia. Poi le cose continuano così, in un rapporto che è stato sempre di contrasto, ma nello stesso tempo di aiuto reciproco, di voti di servizi di scambio per tutto l'arco del secolo scorso, perché a un certo punto, come dire, il brigantaggio, ne parlo per dire che il brigantaggio, che era un fenomeno antistatale veramente, fu represso nel sangue, cioè l'esercito piemontese arrivò in Basilicata, Alta Calabria, Lazio, eccetera, e trucidò decine di migliaia di briganti, decine di migliaia, rase al suolo paesi interi, fucilazioni di massa, senza processo e senza nulla. Quindi rase al suolo il fenomeno del brigantaggio. Quindi quando
uno Stato vuole mostrare i muscoli, lo può fare, ma la mafia non ha mai mostrato i muscoli. Io mi ricordo che il presidente Azeglio Ciampi, nell'ultimo discorso che fece da presidente, fece da Siracusa, disse: ora basta col contrasto alle mafie, ora voglio sentir parlare di vittoria, perché contrasto lo facciamo da 100 anni, 150 anni, è sempre 0-0 finisce, però voglio dire, qua bisogna vincere, prima o poi bisogna vincere, ma per vincere bisogna voler vincere, bisogna voler vincere, e non si è mai voluto vincere. Ma perché non si è voluto vincere? Perché svolgeva, come dicevo, compiti delegati dal governo. Io definisco le mafie nel meridione come enti territoriali di governo con funzioni in parte proprie e in parte delegate. Credo di essere molto vicino al concetto. E quelle delegate erano in tutela dell'ordine pubblico, la repressione delle lotte contadine per tutelare gli interessi dei latifondisti non la poteva fare lo Stato perché era un lavoro sporco, ma fu delegata alle mafie. Anche nel dopoguerra, gli omicidi dei sindacalisti nel secondo dopoguerra furono tanti, ma furono anche allora, anche nell'Ottocento, perché non dovevano assolutamente poter svilupparsi questo tipo di lotte che mettevano in pericolo il potere dei baroni, del baronaggio, definisce il professore Marino, del baronaggio siciliano, un po' più vicino, se mi fa in gola, del baronaggio siciliano. Del baronaggio siciliano. E quindi hanno svolto funzioni di ordine pubblico e di controllo sociale delle lotte contadine. E questo è stato tranquillamente accettato, andava bene così. Nel secondo dopoguerra non c'è stato omicidio di sindacalista che sia stato seguito da una condanna. Non sono mai stati individuati gli autori e nessuno è stato mai condannato per almeno una 30 di omicidi in danno di sindacalisti. Questo è un dato. Poi abbiamo la partecipazione delle mafie alla strategia della tensione, va bene? Il golpe borghese, c'è tutta la storia da raccontare, il ruolo nella rivolta per Reggio Capoluogo delle mafie, eccetera, eccetera, ma vi risparmio questo. Ma l'8 di dicembre, nella notte dell'Immacolata, quando avvenne il tentativo di golpe di Borghese, allora un uomo di destra, l'autore della strage di Peteano, Vincenzo Vinciguerra, ha raccontato che in Calabria, in provincia di Reggio, c'erano 4.000 uomini di 'ndrangheta che aspettavano il segnale della riuscita del golpe per poter intervenire e operare sul territorio tutto quello che doveva essere fatto in territorio calabrese. Poi alla fine arrivò un segnale da Roma che tutto si fermava perché non era stato dato l'ok dall'ambasciata americana e perché i carabinieri non avevano accettato. La forestale soltanto era entrata con l'esercito, il battaglione marciava su Roma, ma entrarono il Ministero degli Interni, eccetera, eccetera. Quindi ci fu questa collaborazione dell''ndrangheta, poco nota questa, non ne parla nessuno però, di queste cose. La storia che vi racconto io non la scrive nessuno, vi fanno vedere Provenzano che mangia cicoria e ricotta. Questa è la storia della mafia. Dopodiché nel 74 avviene il secondo tentativo di golpe, il golpe bianco di Riccardo Sogno e compagni, nel 78 c'è l'omicidio Moro che è il terzo golpe e questo è stato riuscito, il golpe riuscito è quello. E lì c'è la presenza della 'ndrangheta, ora è inutile dirvi come, perché c'è tutta una partecipazione insomma delle mafie siciliana, Pippo Calò fra tutti, i calabresi, i napoletani, in tutta la strategia della tensione. E partecipano soprattutto ai tentativi, ai progetti di separatismo in Sicilia e altrove, che vennero fatti sia in Sicilia nell'immediato dopoguerra, sapete tutti l'accordo, eccetera, l'Anche Luciano che viene scarcerato in America dove era condannato all'ergastolo e viene mandato in Sicilia per preparare lo sbarco attraverso i collegamenti con la mafia, le nomine dei mafiosi, dei capi mafiosi come sindaci dei territori liberati,
E poi il fatto, anche lì, il recupero di Valerio Borghese in Sicilia e dei suoi uomini che partecipano a Portella della Ginestra, anche questo è ormai è documentato, insomma tutto un quadro di un sistema molto, come dire, integrato tra mafia, Stato, interessi singoli. Poi nel 92 e nel 93 sappiamo, qui veniamo ai giorni nostri, forse è più facile capire quello che è avvenuto. C'è un terzo progetto di separatismo, c'è un altro progetto di separatismo nel 79, quando Franco Freda fugge da Catanzaro, dove era al domicilio coatto, diciamo, e viene ospitato a Reggio Calabria dall'Andrangheta, cosa che non l'ho scoperto io questo, che non aveva detto mai nessuno sapeva, e da lì poi viene esfiltrato verso il Costa Rica. E poi lo stesso Andrangheta, che l'aveva fatto esfiltrare, fa le confidenze alla questura e dice: volete arrestare Freda, andare in Costa Rica. La storia è lunga, è molto, molto, molto bella da raccontare, se ci fosse lei. Poi c'è il 92-93, le stragi, che non sono stragi perché la mafia è antistato, ma perché la mafia, questo Riina lo dice chiaramente, dobbiamo tornare a dialogare come abbiamo sempre fatto con lo Stato, e siccome adesso non vuole più dialogare, dobbiamo ricordargli quali erano i patti, e glieli ricordiamo a modo nostro. Ma era, come dire, un richiamo all'osservanza di patti di tradizione secolare. Poi c'è il tentativo separatista, perché in Italia nel 92-93 vengono create 70 leghe, 70, compresa quella marchigiana, 70 leghe che avevano il progetto del Miglio, Gianfranco Miglio, del separatismo, e Leonardo Messina, siciliano, alla Commissione parlamentare antimafia nel 9-10 dicembre del 1992, presieduta da Luciano Violante, riferisce: noi ci siamo stancati di stare al servizio dello Stato, noi vogliamo farci Stato. Abbiamo deciso di farci Stato, cioè di separare il meridione dal resto dello Stato, perché vogliamo farci il nostro Stato. Questo progetto poi non è stato abbandonato. È stato abbandonato perché dopo il 92-93, a seguito dei fatti, a seguito delle, diciamo, fra virgolette, trattative, chiamatele come volete, perché quel qualcosa c'è stato sicuramente, finisce il ciclo della violenza mafiosa, finisce il ciclo, si apre un altro ciclo in cui la violenza è bandita totalmente. C'è un dialogo, non viene ammazzato più un politico, non viene ammazzato più un magistrato, un giornalista, un questore, un comandante dei carabinieri, un ufficiale di polizia. Finisce tutto e comincia una fase nuova, quella del cosiddetto inabissamento, che inabissamento non è, ma che è quello del via libera al traffico internazionale della droga. Qui ci sarebbe da ricordare tutto quello che avvenne in quegli anni, le dichiarazioni di Elio Ciolini, tutte le altre cose che sappiamo, e inizia una fase di, come dire, di cooptazione delle mafie ormai mature, che hanno, come dire, ripudiato per sempre l'uso della violenza in maniera così, diciamo, diretta, e c'è una cooptazione delle mafie nel tessuto imprenditoriale del paese. Io nel 92 dissi: guardate che non è più Reggio Calabria la capitale dell'Andrangheta, è Milano. Nel 92, non nel 2008 quando l'ho scoperto la bocca, sì. L'ho detto nel 92. Questo è avvenuto. È avvenuto, fra l'altro, non come un'infiltrazione pesante attraverso l'intimidazione e la violenza, ma su richiesta degli imprenditori lombardi. È una convocazione degli imprenditori lombardi che dicono: abbiamo bisogno dei vostri servizi sporchi perché dobbiamo risparmiare e vincere la concorrenza. Allora, ci servite per, ci dovete prestare i soldi perché non abbiamo liquidità e le banche non ce la danno, e voi ce l'avete. Non sappiamo come investirli, ne abbiamo tanti, quindi va benissimo così. Secondo, dovete eliminare la concorrenza con l'intimidazione.
Terzo, dovete favorirci con le amministrazioni locali per avere tutto quello che dobbiamo avere. Per smaltire i rifiuti tossici delle industrie, dobbiamo risparmiare sullo smaltimento, ci pensiamo noi a smaltirli, vi facciamo pure i certificati falsi di smaltimento avvenuto, ma ci pensiamo noi, erano scaricate sulla terra dei fuochi. E così si sono mangiati, occupati la Lombardia, perché ormai parlare di infiltrazione della Lombardia è molto riduttivo. Di fatto hanno occupato la Lombardia, tant'è vero che i giudici milanesi parlano di sistema di Lombardia, un sistema degli appalti, tutto quello che riguarda il ciclo del cemento, trasporto del movimento terra, sbancamenti, costruzioni, produzione di calcestruzzo, è ormai dominio incontrastato della Lombardia. La stessa cosa è avvenuta in Piemonte, la stessa cosa è avvenuta in Liguria, ma non sono fatti di oggi. L'occupazione di questi territori è datata almeno dal 70, almeno dal 1970. Non è un fatto di questi giorni, qualcuno riscopre queste cose, ma non è così. Poi c'è il ruolo dei poteri occulti. Io devo dire, ho lavorato su queste cose, non è che le ho lette sui libri, sui giornali, come qualche collega che ne parla oggi per averle letto dai documenti miei, ma le ho fatte queste cose. E ho scoperto il giro dei collegamenti con i servizi deviati, massoneria, eccetera, a Reggio Calabria. E non è stato un lavoro da poco, è culminato in una grossissima operazione, che è l'operazione Olimpia, nella quale c'è tutto quello di cui si parla ancora oggi. C'è poi, purtroppo, in questa fase in cui si abbandona la violenza, l'uso della violenza come mezzo normale di imposizione della propria presenza, scatta il discorso della corruzione, perché nel momento in cui io abbandono l'uso, non ho bisogno di fare più attività criminali sul territorio, perché le estorsioni le lascio fare alla manovalanza, ma non le faccio, i grossi mafiosi non le fanno più, i traffici di droga non hanno bisogno di intimidazioni, le guerre di mafia sono finite, anche quelle con gli anni 90, non ci sono state più guerre di mafia, mentre negli anni 80 ci sono state 1000 morti di guerra in Sicilia, 1000 morti di guerra in Campania e 700-800 morti di guerra a Reggio Calabria. 3 guerre di mafia disastrose interne a ciascuna organizzazione. Da quel momento non c'è stato più guerra, non c'è stato più bisogno, i patti erano chiari, i territori erano spartiti, non c'era più motivo di fare guerra. E oggi non ci saranno più, tranne a Scampia che si ammazzano i giovanotti per il traffico dello spaccio della droga, ma quella non è mafia, è criminalità urbana, gangsteristica, di poco livello. Oggi invece c'è il contatto con le amministrazioni, il contatto con gli imprenditori per avere gli appalti, e lì si introduce il tema della corruzione. La corruzione è un mezzo che le 'ndranghete dominano, le 'ndranghete delle mafie, ma ormai la 'ndrangheta è il fenomeno mafioso più ricorrente, è quello della corruzione, perché serve, appunto, è silente, silenziosa, non crea allarme sociale, non crea vittime, ma crea complici, e quindi è quello che va bene per tutto. Come dice Scarpinato, che è un analista molto attento e acuto di tutti questi fenomeni, sia la mafia e la corruzione sono ormai elementi strutturali del sistema, della nostra costituzione materiale, e non si possono combattere se non entro i limiti di sostenibilità del sistema. Entro i limiti di sostenibilità. Ecco perché poi vengono ammazzati i magistrati. Perché oltre quei limiti non si può andare, perché andare oltre certi limiti vorrebbe dire mettere in crisi il sistema nel suo complesso. Io ho definito una volta l'azione di contrasto come la potatura periodica dei rami militari secchi delle mafie, che fa bene perché poi ricrescono più rigogliosi di prima, ma è questa il contrasto alle mafie, non va oltre. Così come è stato un errore gravissimo sotto il profilo strategico far coincidere per almeno 10 anni, negli ultimi anni, la lotta alle mafie con la lotta alla droga. I processi di droga erano quelli che esaurivano la lotta alle mafie. Errore strategico gravissimo, gravissimo, di cui alcuni noti magistrati sono i protagonisti, ma che invece ha
come dire, stornato l'attenzione dalle cose serie, su cui alcuni colleghi di Reggio, miei colleghi giovani di Reggio, riprendendo i miei filoni di indagine, stanno proseguendo operazione Mamma Santissima, mafia, massoneria, eccetera, eccetera. Quindi sono fatti recenti che sono molto importanti. Perché parlo della droga? Perché la droga è lo strumento attraverso il quale l'andrangheta in particolare gestisce praticamente non il regime di monopolio, ma insomma di preminenza assoluta il traffico della cocaina verso tutta l'Europa. Perché c'è un flusso di traffico che va verso gli Stati Uniti, che è il maggior paese di consumo della cocaina, e poi verso l'Europa. E Milano è la città d'Europa che consuma più cocaina, ed è la città d'Europa dove si fa il prezzo della cocaina per tutta l'Europa. La borsa della cocaina è a Milano. I profitti sono immensi. I profitti sono immensi, sono dell'ordine di almeno 50 miliardi di euro all'anno, che vengono poi, come dire, riversati nell'economia legale attraverso operazioni di riciclaggio in vari modi, in vari settori dell'economia. Questo flusso distruggerà il paese. C'è stato un articolo sull'IMES, non so chi conosce questa rivista di geopolitica, molto importante, un articolo del 2012, numero 2 del 2012, se volete andare a rintracciare, dove c'è scritto perché l'Italia è destinata a diventare un paese, uno Stato mafia. Dice così, è destinata, non corre il rischio, dice destinata. Perché i proventi della cocaina, i rapporti politici fra Stato e mafia sono tali che saremo condannati a diventare necessariamente uno Stato mafia. Ci dobbiamo liberare dal proibizionismo. Io su questo sono andato molto al di là, perciò ho detto, lei mi fa un invito a nozze quando parla di questo. E anche io lo dico da 10 anni, adesso ci sono gli improvvisatori dell'ultima ora, solo perché c'è il progetto in Parlamento e tutti si improvvisano approvazionisti. Però il proibizionismo è stato il regalo più grande che mente umana potesse immaginare per le mafie. Abbiamo consegnato una concessione governativa perenne, gratuita e in esclusiva del traffico delle droghe verso l'Europa alle mafie. Gratuita, perenne e in esclusiva. E questi sono i risultati. Detto questo, passo anche a dire che quello che leggo e sento circa i possibili rimedi, cioè pensare di combattere fenomeni così massicci, massivi, dimenticavo di dire che l'andrangheta è in rapporto molto stretto con la mafia islamica, cioè col terrorismo islamico, i rapporti molto stretti, l'indagine di Quirico sulla stampa dimostra che l'ISIS porta reperti archeologici in Italia, tratta con l'andrangheta la cessione, l'andrangheta si fa intermediaria tra l'ISIS e gli oligarchi russi e vende reperti archeologici del Medio Oriente. Perché poi la droga, perché l'ISIS fa traffico di droga, sequestri di persone, traffico di reperti archeologici, traffico di oro, di diamanti, di petrolio, di tutto quello che è possibile immaginare, e deve avere un'interfaccia sull'Europa, e l'interfaccia sono le mafie. Ma vi siete chiesti perché in Italia non ci sono attentati da parte di ISIS? Perché ci sono le mafie? Perché ci sono le mafie? Non si possono fare, non si possono, non si devono fare. In Italia non ci deve essere un migrante sui barconi che porti un coltellino. Perché il patto è che non deve succedere nulla su questo territorio, perché i profitti dei migranti da quella sponda e da questa sponda sono talmente elevati che non bisogna disturbare questo traffico, perché si guadagna l'ISIS e guadagnano le mafie italiane. E ci sono i mafiosi, l'andrangheta è lì, nell'Africa settentrionale, che gestisce il flusso. Questo è lo stato della nostra situazione. Pensare di sconfiggere fenomeni così grandi, l'andrangheta negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Sud America, in Sud Africa, dappertutto in Europa, in Germania, abbiamo visto, cioè, pensare di combattere con norme di tipo processuale,
c'è la riforma del processo, il processo telematico, ho letto in questi giorni, mi fanno ridere sinceramente, no? Non perché non siano utili queste cose, sono utilissime per il processo, per invertire, accelerare, migliorare, per la giustizia, ma non ha nulla a che fare con la lotta alla mafia. Figuriamoci se le mafie con questo tipo di struttura possono mai pensare di avere dei danni da una velocizzazione del processo, anche da aumenti delle pene indiscriminati. Sono completamente indifferenti. Deve tagliare i circuiti di rifornimento da una parte, e dall'altra devi tagliare i collegamenti politici. Non deve essere più un interlocutore politico necessario, perché se resta con me un interlocutore politico necessario, io quando ho sentito dire al nostro Presidente del Consiglio che bisogna rifare il ponte, sono rimasto molto imbarazzato, perché quello era un chiaro segnale, un potenziale, un potenziale segnale a chi doveva ascoltare e ricevere quel messaggio, per dire guardate, ci sarà anche per voi. E allora bisogna cambiare rotta politica e rotta anche a livello internazionale sul problema del protezionismo. L'Italia è l'unico paese in cui di questo non si discute. Io non dico che domani bisogna cambiare, dico che bisogna cominciare a discutere valutando costi e benefici. Poi si vedrà proibizionismo in materia di droga. Cioè, cominciare a parlarne tranquillamente, senza tabù religiosi, morali, politici, ideologici di questo genere. Parliamo e poi valutiamo se sono maggiori i costi o maggiori i benefici. Problema della trasparenza, lo dico molto rapidamente. Anche la corruzione è diventato un sistema, non è più un fatto, una volta era un reato a concorso necessario di due persone, corrotto e corruttore. Ci hanno insegnato i libri di diritto penale, un reato a concorso necessario, due. Oggi è un sistema, non c'è più il rapporto bilaterale, è un sistema di organizzazione dello Stato che gestisce le proprie spese, i propri appalti, i propri investimenti attraverso l'uso della corruzione, perché altrimenti non si può lavorare se non c'è questo lubrificante generale che è la corruzione. E se è così, è inutile, possiamo fare i documenti, i protocolli, mi scusi, tutta la buona volontà, possono aiutare, sicuramente aiutano, non c'è dubbio, ma però non risolvono il problema. Se quello è lo strumento normale, consueto di spesa dello Stato, tanto più in periodi di calamità come questi, e allora veramente c'è da restare molto, molto preoccupati, perché il danno della corruzione è enorme, oggi lo vediamo, perché ogni ponte che crolla è un fenomeno, un sintomo di una corruzione retrostante. Quando sento dire per telefono che da 18 milioni di euro devono portare il costo di un'opera a 61 milioni, perché così vuole l'imprenditore Salini, allora vuol dire che noi in Italia i soldi ce li abbiamo, ma ce li siamo mangiati. Ci siamo tutti mangiati senza risolvere nessun problema, perché i fondi europei destinati all'Irlanda hanno modernizzato l'Irlanda, è diventato un paese moderno e economicamente sviluppato. Da noi sono arrivati molti di più, fra l'altro, e sono stati distribuiti a mafie e clientele politiche. A mafie e clientele politiche, questo è il punto. Allora qual è la soluzione? Ogni limitazione degli spazi di sovranità popolare, voi capite a cosa mi riferisco, ogni limitazione degli spazi di sovranità popolare, di sottrazione al cittadino del diritto di scegliere i propri rappresentanti, è una minaccia alla trasparenza, un motivo di opacità delle scelte, un motivo di preoccupazione ulteriore per le sorti di un paese che invece deve essere blindato non solo nei confronti delle criminalità organizzate, ma della corruzione, perché altrimenti sarebbe a rischio davvero la nostra democrazia. E in un momento in cui le minacce
alla democrazia in Europa e nel mondo sono tante, perché sembrano prevalere governi, diciamo, nazionalisti a forte impronta autoritaria, Erdogan, Orban, eccetera, e tutto il resto che c'è in Europa ce lo insegna. Noi dobbiamo blindare la Costituzione su questi valori: la sovranità popolare e la difesa dei diritti del cittadino. Altrimenti di trasparenza ne resterà davvero poco. Io vi ringrazio.